Buongiorno cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Lì dentro c'è contenuto il mezzo e tutti volete sapere se è ripartito, se c'è ancora, se Maso non l'ha rubato. Lo so che lo volete sapere, però prima di scoprire tutto questo andiamo a pranzo. Salve, è Crispy McBacon. A posto così? Sì, grazie. Il nostro bambino. Pranzo con vista, si chiude il bunker, si inizia a fare sul serio. Ragazzi, venite qua, mi va... Anche di lusso che c'è lo sgabello. Cosa volevo di più? Non è mai stato così ordinato il bunker segreto. Nessuno sa dove siamo. Buono, sì, era buono il gelato. Detto questo, il motorino ancora non funziona. Non si sa di preciso il motivo, ma Maso è andato a fare shopping in mia assenza. Ha comprato un po' di accessori, che potete vedere riassunti qui. Un ammortizzatore. 4 euro di carter. Ve lo ricordate il famoso carter che non funzionava? Rotto. Rondellina da 4 euro. Fino a prova contraria, nemmeno 4 euro è costato. Non voglio sapere come l'hai preso allora. No. Ho già visto che quello lì è perfetto per te. Guarda qui, già caduto qualcuno. Poi Maso, cos'altro c'è da cambiare? Togliere quel miscelatore, togliere questo serbatoio. Già tutto montato, aperto, sto motorino. Ma cos'è che sta perdendo? Vabbè. Cioè, la comodità dello scooter è che c'è il miscelatore e tu me lo vuoi far togliere. Io non voglio che tu stia comodo, io voglio che tu vada forte. Guardate la professionalità. Qua cosa abbiamo tolto? Si è divertito Cucciolo con la pistola pneumatica. Andiamo via l'ultima vite. Questo ce lo leviamo subito dalle scatole. Niente più miscelatore? No. Vado? So da dove prenderlo, guarda, è tutto sporco. Hai messo tutte le mani nell'olio, Andrea. Esci. Adesso ti stai trattenendo perché c'è il video, ma tu stai morendo dentro. Via, Andrea. Prendiamolo. Vai. Guarda qua che bellezza. È stato bello. Poi te lo ricordi questo? Il tuo era tutto sfatto. E ovviamente Masottino te ne è andato a trovare un altro. Poi non uno brutto, te ne è andato a trovare il Malossi, il 360. Ed ecco il secondo regalo che Maso mi ha fatto. Praticamente, vi ricordate che non partiva il motorino? Mamma mia. Non partiva perché c'era il collettore rotto. Tra gli altri regali che mi ha fatto Maso c'è anche questa. Guardate che bella. Sì, non è proprio quella, il colore che vuoi te deve arrivare. Però sì, la vista è impazzito. Questa era la sua, io speravo me la regalasse. Invece no, me la sono dovuta comprare. Grazie Maso, bella, gli amici si vedono nel momento del bisogno. La voleva gialla, non è vero, la voleva gialla. E questa è la custodia, cioè guardate che bella quanto riflette. Ecco, no, non è quella andare alla custodia, questa no. È la custodia della pompa. Perché anche questa rientra tra le prossime modifiche. Pompa super cattiva. Oh, sto cazzo di miscelatore! È arrivato a uno scooter che diventerà una bomba. È andato a vedere dal mio, che poverino è una macerie, è rimasto. Ah, oh, voglio quello, voglio quello, voglio quello, voglio quello. E non ci facciamo mancare niente. Comunque bellissimo, perché lo scooter di Maso prima o poi partirà. Ah, l'hai montata proprio? No, l'ho montato, l'ho appoggiata sopra, era la tua. E ovviamente Petrillino, per fare un girettino per strada, non la vuole la sella con i buchi. No, a me andava benissimo Petrillino quella lì. No, non è vero, non è vero. È che noi dovevamo prendere il tuo motorino, prepararlo per girare per strada e io dovessi rimontare il mio e facevamo un giro. Esatto. Siamo arrivati qua, il suo ne ha di beghe. Cosa è successo? Che già che il mio è smontato, e che sfiga. Tutto bene, nel mentre, beh, prendiamo tutti i tuoi pezzi. Prima chiamo Maso e gli chiedo: Maso, dove sei? Alle Leroy Merlin. Cosa fai? Sto comprando i guanti, così faccio video come un professionista. Faccio vedere professionista, guarda. Fatti vedere. Colpa tua. Guardate, c'è anche questo qua in mezzo, che fa sempre parte dello zip qua dietro tutto smontato. Solo che io non posso montarlo perché ho un carburatore diverso. E quindi purtroppo il mio filtro è tutta sta roba qua bruttissima, standard di serie. Ora, in questo intermezzo di montaggio, vi invito a tutti di iscrivervi al canale se volete vedere Maso che prova il motorino. No, iscrivetevi, io voglio provare sta affare io. Riuscirai a farlo partire? Ma sì, dai, riusciamo a far partire un motorino. Bravo Maso, guarda che tecnica. Lo fate tutti, quindi non rompete le scatole alla fine. Tutti quanti che dicono no, ci vogliono tutte, poi girate con tre viti. Dai, noi ce ne mancano due. Non dovrebbe essere che... Ogni volta che sono a contatto con lo zip vicino a Maso, mi accorgo che mancano delle cose. In questo caso su 12 viti ne abbiamo 8. Cosa mi succede che giro con tre viti invece che... Il rischio che scoppi tutto c'è. 1, 2, 3, 4, 5, non 6, 7, 8, 9, non 10, 11, non 12. Ragazzi, vi giuro che sto motorino è un incubo, guardate cosa ho appena visto. Come si fa a spaccare la parte interna del cerchio? Ci sta che non sia perfetto. 4 euro, ti ricordo solo questo, ma ormai non mi fido più. Potrebbe scoppiare. Il mio bellissimo... Cos'è sta roba? Miscelatore? Non c'è più. Non si chiude la sella. Dobbiamo ancora accenderlo e già dici che non funziona. No, non è che non funziona. Non ho la chiusura nella sella io. Bell'amico che compra le cose solo per lui.
Questa l'avevo già. È quella del mio scooter. Non l'ho comprata per te, che sto dando i pezzi del mio scooter. Cioè, praticamente c'ho la sella con un mazzo di chiavi e il blocchetto delle chiavi con un'altra chiave. Sì, vai in giro con due chiavi. Non c'ha il blocchetto. Api, è tuo il motorino? No. Ragazzi, cold start first. Power on engine. Get it? First try. Ragazzi, è partito. Sono un po' emozionato, ragazzi. Prima accensione. Oh, ma che stile c'ha questo arancione bianco davanti? Se lo vedi da quest'altro o un po' c'è meno? C'è una sorpresa di Pasqua, hai visto? Ma tu sei sicuro, Maso, che lo vuoi provare? Come gira? Le probabilità che rimanga là in fondo, che lo devo andare a prendere con la macchina? Avrà fatto un bel lavoro? Rispondetemi qua sotto nei commenti. Va piano che è freddo! Mi aveva lasciato il rubinetto chiuso. Mi preparo a fare il primo test. Maso, il mio motorino! Pronto ufficialmente, qua, primo dai. Test? Ale, vai! È una figata, ma fa un rumore strano quando parto. Se ti fermassi magari te lo spiego. Qua. Oh, non è una pista da flat. Non è una pista da flat, quello non è un cross. Stai fermo un attimo. È grasso, grasso, grasso. Adesso qua. Sì, adesso gli diamo una carburata, così dopo gira. Ma che figata, eh? Ritorna nel laboratorio perché Mano ci mette le mani, vuol fare la carburazione perfetta. Ma ecco, se già la mettiamo così, mamma, ho molta paura. Meglio stare grassi che magri, perché magri si grippa. Sì, così siamo obesi. La tocco leggera. Mi raccomando, mai lasciare niente nel sottosella perché va una brutta fine. Ma a proposito, qui non manca un pezzo. Coperchio dell'accensione, sì. Guardate com'è bravo, ordinato a scrivere gli appunti. Cosa stai pistolando te lì? Ora molto meglio. Zip SP Andrea. Con tutti i miei pezzi, grazie, che è fighissimo il tuo. Ah, e il mio puzza addirittura. Zip SP Maso. Puzza. Buon, qua via, smontiamo tutto di nuovo. Non contenti di aver appena montato tutto, che tutto funzioni, smontiamo tutto. Mettiamo un panno sotto perché piscerà dappertutto. Vediamo cosa c'è qua dentro. Come bello. Maso, sta facendo finta in questo momento di essere esperto del settore o veramente ci sta capendo qualcosa? Hai un 62. Stiamo smagrendo lo scooter. Adesso cambiamo i getti, le misure, piano piano, gradualmente, fino a che non raggiungiamo quella giusta. Bravo Maso, ottimo. Eccoci, ha messo le mani. Partiremo. Sì. Oh, suona meglio. Va al doppio. Non è che va al doppio, è che va come deve andare. Nessuno. Ascolta, se non riesci a partire con questo, con quello dopo come faremo? C'ha un gran scatto, ma non ha lungo. Bambola, sali a bordo. Andrea, io c'ho paura. Ehi ragazzi, vi porto nel mio primo giro in motorino. Api. L'ho detto che è il primo giro in motorino. Ehi, ma è assurdo sta roba. In due poi. Dai, io. Un 100 sembra. Bisogna partire con un quartino di gas. Cioè, è pericolosissimo. Come? Frena? Sì, oh, frena, ma si impenna, si ribalta subito. Dopo non va più, dopo allunga, cioè. Sì, ma chi stai riprendendo? Ma riprendi bene! Scusa. Vecchio. Andrea. Ci facciamo malissimo. Dai, sei sereno. Sembra marcio adesso, perché va così? Oh, ma neanche il contachilometri funziona. Lo dobbiamo prendere il cordino. Hai rapporti anche corti. Oh, mi va la telecamera contro le piante. Beh, scendi un attimo, dai. No, Maso, ci facciamo malissimo. Te non sai guidare, vecchio. Madonna. Ah, vecchio, ti fa male il culo, immagino. Boh, un po'. Come hai fatto a volare? Ah, mi è andato via troppo. Mi dispiace per Maso. Come va? Ah, non mi sono fatto male. Ho fatto un gran volo. Madonna. No, vecchio, dai, non far cagate, però. Vai così, pianino. Vecchio, vai pianino. Vecchio. Adesso tornare indietro. Dio, mi schianto. Ti sei chiuso tutto lo sterzo, guarda lì. Oh, vecchio. Beep, beep, nuovo zip. No, vecchio.
No, no! Vecchio, mi stai buttando! No! Mi stai buttando giù dalla cella, vecchio! Non ho più niente! Cioè, non c'è più spazio, se magari vai un po' più avanti riesco a starci, grazie. Ma devi dare anche te la botterella, Andrea, ma no... che botterella, vecchio, che vogliamo per terra? Ricordate i famosi 4 euro? Ecco, non era l'unica spesa. Dillo quello che mi hai detto. Vabbè, Andrea, c'è da cambiare la cinghia, dai! Nelle varie riflessioni, visto che anche questo è rotto, e quindi date che tutte le plastiche del motorino sono abbastanza rovinate, ora andiamo a cercare un prodotto per ravvivare la plastica e vedere se tornano nuove, altrimenti van cambiate. Senti, questa è una rapina, dillo tu per favore, hai la voce più grossa. Che è proprio una bella giornata, vero? Prendi un uomo, portalo a fare shopping, ti porterà qua. E adesso vi facciamo vedere gli acquisti. Candela Racing, perché Maso vuole rifare la carburazione, quindi con una candela nuova riusciamo a capire meglio lo stato della carburazione. Ravvivatore di plastiche, molto particolare. Panno, qua avete già capito di che colore verranno fuori i guezzi. Quindi anche le manopole, queste di Maso, e vi faccio vedere le mie. Come vedete fa tutto abbastanza schifo. No, cosa fai? No, quanto ne metti? Guarda, nuovo. Costa più questo prodotto qua per fare il motorino che il motorino stesso. E in un men che non si dica, Maso è arrivato con un nuovo regalo. Grazie Maso, però fammi vedere se funziona. Perché dovete sapere che quello mio ha il problema che non si apre. Vedete, tutto bloccato lì, non si capisce cosa sia successo. Quindi andremo a cambiare anche questo. Ragazzi, facciamo una statua a Maso, perché per compensare a quei 4 euro di prodotto mi sta regalando la vita di pezzi. E adesso mi ha regalato questo filtro della benzina assieme a questo cavo giallo bellissimo, che ovviamente è tutto distrutto e ammaccato, ma faccio finta di non averlo visto e dico grazie Maso che me l'hai regalato nuovo. C'ha pure le pretese, ma funziona Andrea, stai tranquillo. Tutti i testimoni, ricordatevi queste parole. Come va Maso? Ti vedo abbastanza in difficoltà. Missione quasi compiuta. È arrivato il momento della carburazione, parte 54. Facciamo vedere al volo le differenze tra... Comunque questa qua mi sa che è la candela originale, dal 2001. Cambiamo la candela dopo 20 anni. Quindi vediamo se è cambiato qualcosa anche rispetto alla prova di prima. Una roba di 20 anni dopo andrà come minimo un pochino meglio. Ti si ammica qua a rumore, Maso? Fa morire Maso concentrato a fare i lavori, cioè tu gli parli, lui non capisce, non ti ascolta neanche proprio. È nel suo mondo Maso. Sai che non ci siamo? Va o non va? Guardate chi ce l'ha bloccato. Ma funziona Andrea, stai tranquillo. Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Che succede bro? Ricordate il regalo che mi ha fatto Maso, l'ultimo, no? Sembrerebbe che lo zip non sta funzionando a causa di quello. Però Maso lo sai, dai, ti voglio bene. Anche voi, non è che sembra che mi arrabbi con Maso in modo indiretto. Ma non è così, vi assicuro. L'abbiamo alleggerito eliminando un pezzo. E vediamo se ora ciuccia la benzina che deve. Direi di no. Nulla non funziona per caso e quindi la domanda è: la candela che abbiamo preso è quella giusta? Check control. Falso allarme. Vedi, sta troppo inclinato. Inutile. Grazie Maso, anch'io ti farò regali inutili. Parte 9524. Sarà la volta buona? Il jet esce dal bunker. E il bunker va! Lo zip volevo dire. Una rega, ma ogni volta che sembra che funzioni c'è Maso che torna a piedi. Nuovo. E adesso montiamo le manopole. Che non erano proprio del tutto sbagliate queste qua, eh. Tolto il perno. Una pacca. Per riuscire a metterla, basta che ci sia dell'aria qua dentro. Siamo messi così per una manopola. Mettiamo un po' di nitro. Scioglie la vernice, sei scemo. È plastica, che vernice scioglie? La nitro di Andelgas. Questa è la situazione, il motorino sembrava funzionare, invece alla fine non funziona più, non riusciamo a montare neanche una manopola, finisce qui per oggi, no? Non ci arrendiamo? Non ci arrendiamo ancora allora. All'improvviso è entrata, ma... Stai fermo! Fermola! Sembrava tutto bello ma ce l'avamo dimenticati questa. Ma che cagata, perché se questa che... qua va a batter qua contro, praticamente sono già usate. Siamo pronti per l'ultima prova. Scuderoni, brum. Però niente, non funziona. Vedete? Fa il vuoto. Parti a full throttle. Ma funziona Andrea, stai tranquillo. Riuscirai a farlo partire? Ma sì, dai, riusciamo a far partire un motorino.
Lo fate tutti. Riusciamo a far partire un motorino. Sembrava sistemato, poi abbiamo provato a carburarlo e funzionava ancora. Purtroppo ancora non ci siamo. Non siamo ancora riusciti a capire che cavolo ha questo Zip SP. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, ditemi la vostra. E ci vediamo alla prossima col prossimo video, sperando di portarvi buone notizie, perché ve lo giuro che oggi me lo sentivo che sarei andato a casa con lo Zip. Ciao ciao. Hai detto, dai, prendiamo uno zippettino. Tanto ci pensi te a sistemarlo, vero? È per questo tanto... che te l'ho chiesto adesso. Sì. Lo fate tutti, quindi non rompete le scatole alla fine, tutti quanti che dicono...